Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay di, ok, lo sapete cos'è, SCP Containment Breach. Allora, secondo gameplay che faccio oggi, tuttavia quello prima non ho potuto portarlo perché c'era tipo, non era neanche una bestemmia, ma una roba che non mi andava bene, quindi mi piacerebbe editarlo. Tuttavia ricordiamo che Movie Maker fa cagare il cazzo e quindi non ha funzionato. Cioè, a dire il vero, tutto fa cagare il cazzo dei programmi che abbiamo, perché sono tutti quanti gratis. Comunque sia. Non ho me lo edita i Critz, lo carico su YouTube in privato e domani i Critz me lo edita. Lo scarica e me lo edita. E così facendo, quello che ho fatto prima verrà caricato domani, dove mi cagavo in mano con una roba inverosimile. E quindi facciamo un altro dove mi cago in mano ancora peggio. Oh, negrone, quanto sei sexy. Non mi vedi Pietro Smusi. Pietro Smusi. Please approach SCP-173 for Ma testing. ciao Troie! Ho sbagliato pulsante. There seems to be a problem with the door control system. The door isn't responding to Ok, any of our sapete che attempts to succede, close it. vero? So, Sapete please che maintain succede, direct vero? eye contact with Sì, che sapete. Ah, SCP-173. non mi prendi salvataggio, è una partita diversa. Guardia. Almeno qui per ora siamo salvi. Ok. Come sempre salvo, così almeno se muoio posso ricaricare da qui. E basta ragazzi, ora sì, come altro gameplay, altra corsa. Prima mi ero cagato. Nel gameplay che ho fatto prima, ragazzi, mi ero così tanto cagato in mano che stavo sudando. Sul serio, stavo sudando per un giochetto del genere. Miseriaccia. Pensate che ho avuto così tanta sfiga che nello scorso gameplay tutte le porte richiedevano una chiave. Tuttavia la chiave io per sbaglio, siccome è una carta ed è piatta, non l'avevo vista, anche se probabilmente ce l'avevo all'inizio. Quindi me la sono presa un po' in culo. Ah, lo dico anche nel gameplay che ho fatto prima, ma che verrà caricato domani, quindi è come se fosse il gameplay che ho fatto dopo. Quindi, come dire, ho sistemato i problemi audio che avevo avuto e basta, non ho niente altro da dire. Il telefono suona, praticamente sto cercando di estorcere i Critz. Torno subito, ragazzi, che forse i Critz ce li stiamo contattando tra di noi. Perché sto costringendo i Critz, ragazzi, a editare il video perché da me non funziona. Sì, mi ha appena detto sì, ma non so come si usa l'editor di YouTube. Beh, trovo un modo e sto registrando mentre ti dico questa roba. Ok. Ok, siamo sempre qui nello stesso punto. Ora è Chris per le palle, quindi io giro il telefono così facendo, non mi dà neanche fastidio. E andiamo a... Sì, ciao ragazzi, va bene. Ecco, vedete la chiave che qui si vede appena. Questa roba qui ve l'ho già fatta leggere io. E i Critz, se lo sentite. Porco il cazzo, cosa vi sarei? È qua. È qua a destra. Qua. Corro, mi sente, quindi non corro. Bene, ci stiamo allontanando. Oh ragazzi, oh, scusatemi se non parlerò sempre, ma il livello di panico che ho quando gioco. Ho cadere un cadavere. Oh, ma va là, conosco il gioco. Lo dico, qui intanto chiudo la porta. Potete vedere che il bastardo sente quando mi muovo. No, dai, non si può teletrasportare qua. Casomai mi chiudo qui dentro, così sono al sicuro. Io mi sono chiesto perché nessuno sbatteva prima l'occhio destro e poi quello sinistro. Così facendo era al sicuro.
Comunque sia, che cella di SCP è questa qui? Che cella? Che SCP c'ha questa cella, mi sto chiedendo io. Io dico, entriamo per fare gli stronzi e magari trovare una morte parzialmente dolorosa e... Ok. Gioco di merda, lo sento muoversi. Ok, corridoi vuoti. Dai, non ce la faccio. Cazzo. Non ce la faccio a portare gameplay del genere. Io odio gli horror. Anche qua. Ma è la stessa stanza di prima. No, cioè sarebbe un'altra, però... No, 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 no. No, non può essere, no, sto impazzendo. Sto impazzendo. Oh. Io ho l'orientamento di un criceto, ragazzi, come voi potete ben sapere. Scusate se parlo poco, ma... Non è che sono stanco, ma è che ho la... il coraggio di... Non ho coraggio, ragazzi. Il coraggio non esiste per me. Porco il cazzo, mi sto cagando troppo sotto. C'ho anche le luci completamente accese in camera mia. Comincia a far buio fuori. Devo... Che merda... Cazzo! No! Perché si è chiusa? Chi è questo? Safe! Safe! Forse mi aiuta, è safe! È richiesta una chiave! Un attimo, ragazzi. Sta aprendo? Non riesco a reggere un attimo. Cazzo, ho bisogno di una chiave con più potente. Ma i safe di solito sono buoni, oltre ad essere pacifici. Magari mi aiuta. Non ho capito che safe era, ma voi potete vedere dalla registrazione, dal numero. Ok. Per ora no, sto durando una bestia. Però no, questa porta qui è rossa. Questa porta qui è rossa. Ok, grazie al cielo ha chiuso. No, aspettate, no. Era una stanza chiusa qua, sì. No, non scatto. Se no il bastardo mi sente. Magari basta anche il basso mi sente. No, la prima volta che muoio smetto. Sarà che verrà fuori un gameplay, spero, abbastanza lungo. Cazzo! Ah, sono tubature queste. Fa che sia chiusa? Ve la mettete in culo, stronzi. Ok, quindi non sento. No, ho corso. Chiudimi dentro. Santo cielo. Santo cielo. Ok, sono abbastanza sicura. Ho bisogno di... Vaffanculo. Non serve un cazzo questa cosa qui di livello 1. Non serve a un cazzo. Io non so neanche dove andare. Ah, ok. Vi odio tutti. Vi odio tutti. Meno qui posso sbirciare oltre. No, vaffanculo. Ora è mio. Ora io mi compenetro. C'è un modo per poter passare di qua compenetrandosi. E sono sicuro che c'è un modo. Deve esserci un modo, cazzo. Fatemi andare via da questo posto di merda. Cosa c'è scritto qua?
Zona ad alto contenimento. No, sto cazzo è ancora peggio perché si dice se è barricata così con queste paretoni di cemento armato. Sì, è barricata, insomma, c'è poi questo vetro super leggero, però tuttavia mi sembra abbastanza pericoloso giudicare anche dal sangue che c'è qua. E qua c'è scritto light containment. Ah, sì, perché in Uruguay è zona a basso contenimento, qui c'è zona ad alto contenimento, dove se va male ce la prendiamo in culo. Cauzione. Fa che non me lo ritrovo davanti. Bestemmio come. Adesso ho capito dove si sposta il bastardo. Dalle tubature di merda. Deve essere così, non c'è dubbio. No. Sei stupido male di merda. Questo lo chiude. Ok. È molto meno intenso questo episodio rispetto agli altri, ma gli episodi dove si muore li vedete ovunque. Gli episodi dove si dura tanto e si scopre un po' la storia di questo che non vedo uscire non si vedono mai. Quindi cazzo, cazzo, cazzo. Miseria. Miseria. Costo enorme. E qui lascio aperto perché se me lo trovo davanti almeno posso andare indietro e chiudermi la porta alle spalle. Un attimo, roba intelligente. Beh, non sento un cazzo. Bene, bene, altra zona chiusa. Il mister L torna indietro e si è perso. Ma qual è lo scopo? Devo fare delle robe del genere. Perché poi ci sono anche delle finestrelle. Ah no, non so, siamo sottoterra di sicuro perché non sono finestrelle queste. Madonna, avete idea? Se me lo trovo davanti, vedete tipo il mouse volare via. E basta ragazzi, mi sono perso di nuovo, non. Perché più che altro io. Non ho. Mi do, il prossimo me lo faccio con i quiz perché io non. Cioè, lo spirito magari di avventura che mi fa entrare nelle zone pericolose vicino a dove si trova l'FC più bastardo. A me passa del tutto quando sono da solo. Che mi cavi in mano, vedi, è chiuso, abbiamo detto. La mia carta, la mia key card è inutile. Ah, qua ci siamo già andati, è chiuso. Miseria, 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 miseria. Miseria, miseria, lo faccio per voi bastardi. Qui non ero andato. Cos'è? Euclid, è un. Ah, l'ho già aperto, però non funziona. E se io volessi aprire con questo, aspettate un attimo. Aspettate un attimo, Ah, ok, funziona comunque, ok. Magari l'ho bloccata. No, sto cazzo, non l'ho bloccata. Se potete chiudere dentro l'SCP. No, niente, ragazzi. Se avevate il dubbio di poter bloccare l'SCP, questo dubbio è svanito. Almeno in corridoio del genere non lo puoi trovare, perché non, per uscire non puoi farlo, che sei costretto a girare e te la prendi in culo. Maledizione. Che roba brutta. L'episodio scorso era stra cazzuto, c'era stra più. Avevo sentito mu. Avevo sentito muoversi. Ok. Le porte aperte forse ci sono già passato, immagino. Quindi mi tocca andare per di qua, spero. Spero, no. Non spero perché se me lo trovo davanti lo prendo in culo. Ma vaffanculo. Ragazzi, non so se c'è una fine. Perché io non ho mai visto nessuno youtuber essere sfuggito da questo posto di merda. Non lo so nemmeno, cioè. Sono tornato indietro. No, un attimo,
Sono tornato indietro, ragazzi. Allora, quindi, visto il livello di ansia a cui sono arrivato, ho fatto così bene questo programma che non riesco neanche a vedere a che punto sono arrivato col gameplay. Adesso vedrete il programma che usiamo, cioè OBS, e sono a... dove cazzo è che lo si legge? A 15 minuti, ok ragazzi. Un quarto d'ora di registrazione e non ce la faccio più. Il gameplay che verrà caricato domani da Icriz, che ho fatto io, ma lo carico, che vi ho spiegato prima, perché sarà durerà solo 10 minuti, ma lì raggiungevo il limite, proprio non riuscivo ad andare oltre. Quindi il gameplay finisce qua e ci si vede al prossimo. Ciao a tutti.